oggi con lo sprint. Petacchi nelle prime posizioni, la maglia rossa, rosso passione di Petacchi. Cavendish, Cavendish, Cavendish. Campione olimpico, ha vestito per oltre 20 giorni in carriera la maglia gialla al Tour de France, Fabian Cancellara! Ha vinto col Tour de France, ha vinto due giri d'Italia, ha vinto una volta, ha vinto e questa gola! Il vincitore del dell'avvenire, Johan Esteban Chaves, Colombia. Un applauso del pubblico, c'è un atleta che ha guadagnato un leggero margine di vantaggio nelle fasi conclusive, pochi istanti alla termine, è una maglia del Tigre di USA, vince Moreno Fernández. Gentili signori e signori, vestito anche la maglia gialla, l'applauso per Philippe Gilbert! Inizia l'ultimo giro della sei giorni, Perez va a sprintare, nonostante abbia un giro di vantaggio, l'argentino Walter Perez, il campione olimpico, va a sprintare per l'ultima volata, l'applauso per lo sprint finale, Perez! Vincono la prima edizione della sei giorni di Cremona. Dopo il forcing sul Trebbio, dunque Vincenzo Nibali, non ancora 22 anni, coglie la prima affermazione da professionista sul traguardo di Faenza. Questa è la maglia rossa della classifica punti Lampre ISD, Michele Scarponi! Il boato di Verbania per la maglia rossa di Alberto Contador! Grandissimo applauso del pubblico e per l'atleta più veloce in questa prova, l'applauso del velotrofo Pavesi per Angel Dario Colla!